Ciao a tutti ragazzi da Gianluca del gruppo MP. L'ultima volta abbiamo fatto la live domenica scorsa del rituale del libro rosso, che adesso ho qui davanti, che ci hanno lasciato delle risposte in sospeso. Quindi ho voluto rifarlo, anche perché l'avevo promesso sia a voi che alla persona che non voleva farmi chiudere il rituale. E quindi sono qui pronto per ricominciare, avere quelle risposte che mi mancano, sperando di averle già subito adesso. Iniziamo ragazzi, ammetto che sono un po' agitato perché sono da solo, non ho la mia squadra, però so che sono sempre con me loro. Qua ho anche il K2 se dovesse illuminarsi. Vediamo un po'. Libro rosso, libro rosso. Posso entrare nel tuo gioco? La parola che è uscita è il terrore, che in questo momento un po' c'è, però non posso ancora entrare. La parola è il terrore. Adesso lo so, non si vede bene perché purtroppo ho la telecamera scarica, è stata una cosa improvvisata, però fidatevi delle parole che sono uscite. Qui andiamo avanti, anche se la parola è il terrore. Non inizia bene. Libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? La parola uscita, questa voglio farvela vedere, è, se si vede sempre, appena in tempo. Appena in tempo, quindi penso proprio di sì. È cominciato il gioco. Mi dispiace che ogni volta devo alzarmi, però spero che andiate a fiducia. Cominciamo. Allora, libro rosso. Signora Perin o Cassandra, sei qui con me in questo momento? Allora, la parola è in soggiorno. Adesso non per qualcosa, ma io sono veramente in soggiorno. Bene. È qui. E infatti è qua, dietro di me. Certo che uscire appena in tempo e sei qui con me in soggiorno proprio in questo momento. Vabbè, andiamo avanti. Vuoi lasciarmi qualche messaggio che l'altra volta non so per quale motivo non hai voluto dirmi? C'è scritto maggior parte, quindi penso che non voglia dire niente. Vi faccio meglio la domanda. Signora Perin o Cassandra, c'è qualcosa che vuoi chiedermi o un messaggio da mandarmi? Parola è atterrita e c'è sono atterrita. In che senso sei atterrita? C'è qualcosa che ti spaventa, che ti mette paura? La parola è consistenza e dice
non avere quasi consistenza. Non riesco a capire. Sto pensando, ma non riesco a capire cosa voglia dire. Vediamo un po'. Riproviamo. Ma c'è. Ti riferisci a quella seconda entità che ti blocca di mandarmi un messaggio, di dire qualcosa? È lei che ti frena. La parola è voce. E c'è scritto soverchiarono la sua voce. Lo so, ragazzi, dovete andare a fiducia, però credetemi, è così. Soverchiarono la sua voce. Esco un po' dal discorso. Signora Perin, o Cassandra, ripeto, devo ancora capire bene. Cosa successe quel giorno di settembre che non hai voluto raccontarmi l'altra volta? È successo qualcosa in particolare, un incidente? Allora, la parola è fermarvi, dove puntate il dito, e la frase è, come fosse un incidente, rientrate senza fermarvi. Non riesco a capire cosa intende. Ma hai avuto un incidente domestico? Un incidente stradale, che incidente hai avuto quel giorno di settembre? Allora, la parola è fazzoletto, non mi dice l'incidente che ha avuto, però c'è la frase che dice, mi hanno portato un fazzoletto di riserva. Un fazzoletto di riserva. In che senso? Sto pensando, ragazzi. Un fazzoletto di riserva. Ma l'incidente? L'hai ricevuto tu o un tuo familiare, un amico? Allora, la parola c'è cioè, due punti al dito, è in mezzo tra 10 e anni. La frase è 10 anni più giovane. 10 anni più giovane, quindi non è riferito a te, se ho capito bene. Cioè l'incidente l'ha avuta un'altra persona che magari a te ti ha fatto star male, ti ha colpito. Perché sennò non capisco la frase 10 anni più giovane. Signora Perin, la persona che ha avuto l'incidente, che mi sembra di aver capito che non sei tu, per caso era una bambina? Ragazzi, di nuovo, cioè è impossibile, ho di nuovo chiuso il libro e riaperto, mi è uscito di nuovo 10 anni più giovane. Cioè il libro c'ha 743 pagine,
beccare di nuovo la stessa frase, lo stesso punto, 10 anni più giovane. Però non mi dice se è una bambina, no, magari non è una bambina, magari era solo 10 anni più giovane di te. Sto pensando di collegare un po' le cose tra la live precedente che avevamo fatto domenica scorsa e le domande da fare adesso. Signora Perin, ma per caso sei una mia parente? Perché l'altra volta non si è capito bene. Non leggo niente. La parola è curiosità e la frase è spinto dalla curiosità. Sono spinto dalla curiosità. Se vedete un'ombra adesso è il cane che è passato, perché mi sono spaventato pure io, ma è il mio cane che è passato da una parte all'altra. Curiosità, sì, sono spinto dalla curiosità. Però se non me lo vuoi dire, perché non mi vuoi dire se sei un mio parente, un mio conoscente, un semplice amico? Sei qui non per farmi del male, l'ho capito. Secondo me vuoi lasciarmi un messaggio, però voglio capire che messaggio vuoi lasciarmi. Sto cercando la domanda giusta da fare per capire. Voglio capire qualcosa in più, perché se no rimaniamo sempre in sospeso. Fammi capire qualcosa. Mandami un messaggio dove posso intuire il tuo bisogno. Cosa hai da chiedermi? Allora, la parola è ammirazione, la frase è ammirazione del fenomeno. Cioè, devo ammirarti, ma io già ti rispetto, se no non sarei qua, non sarei qui a farti domande, già cioè, ti rispetto. Ammiro il fenomeno perché io sono appassionato del paranormale, fin da piccolo. Quindi sono già ammirato di lei o del mondo paranormale in sé. Però non ti spingi più di tanto, non mi dai una mano a capire. Ammirazione del fenomeno. C'è qualcosa che potrò trovare in qualche indagine futuro che riguarda la tua persona, la tua vita? Allora, la parola è esplodergli. La frase, non so se c'entra qualcosa, c'è scritto forza terribile esplodergli nella mente. Esplodergli nella mente, forza terribile. Rifacciamo la domanda. Io a breve farò qualche indagine in uno di questi luoghi. C'entra qualcosa con la tua presenza? No, ragazzi, ve lo faccio vedere. La parola che è uscita è chiesa.
e finisce con la frase in chiesa. Quindi dovrò andare in una chiesa, vi faccio vedere. Non so se si vede in chiesa. Ragazzi, questo è.